eroi di ieri, campioni di oggi. Dopo l'inaugurazione del monumento al mitico Gino Bartali in occasione del centenario della sua nascita, Passorolle ha festeggiato un altro grande sportivo, Matteo Trentin, rientrato dal Tour de France con una vittoria che resterà negli annuali del nostro ciclismo. Il giovane atleta di Borgo Valsugana, da poco vive a Predazzo, che già nel 2013 si era imposto a Lione, ha bissato questo successo personale salendo per la seconda volta in carriera sul gradino più alto del podio in occasione della settima tappa del Tour del 2014, quella da Epamai a Nancy. Sabato mattina, Matteo Trentin, con una quarantina di tifosi, è partito da Predazzo in bicicletta e percorso le serpentine del Passorolle, ha raggiunto verso mezzogiorno quota 1984. Ad attenderlo una folla di tifosi, alcuni campioni di altre discipline e Don Daniele Laghi, che ha benedetto l'opera d'arte dedicata a Gino Bartali. A fare gli onori di casa, proprio dinanzi all'opera dedicata a Bartali, la presidente dell'azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Passorolle Primiero e Vanoi Paola Toffol, che assieme al presidente dell'ASD Alpina Sport Trento Dimitri Tambosi, al sindaco di Siror Walter Taufer e al presidente del parco Panaveggio Pale di San Martino Giacobbe Zortea, assessore al turismo di Predazzo Giuseppe Facchini e allo sport Roberto De Zullian, con la consegna di due opere degli artisti trentini Guido Marzleak e Umberto Rigotti, e Matteo per aver portato in alto il marchio trentino in quella che è di fatto la competizione più importante a livello mondiale per gli appassionati delle due ruote.